Intervistiamo Roby Mottini, direttore della Scuola di Sci Centrale di Livigno, sui temi che ci portano verso le nuove elezioni del Consiglio Direttivo del Collegio Regionale Lombardo dei Maestri di Sci. Roby Mottini, puoi illustrare la situazione professionale dei maestri di sci a Livigno in generale? Certo, a Livigno ormai siamo quasi 160-170 maestri di sci. Siamo 5 scuole di sci, più c'è una scuola di sci di una scuola solo di snowboard. La situazione è che per il momento si lavora abbastanza bene tutti, anche se ogni tanto si creano dei problemi in determinati periodi dell'anno per presenza, come ho già rimarcato in una mia intervista, di maestri non maestri abusivi, diciamo pure nel termine, perché non sono maestri di sci. Secondo te, quale ruolo dovrebbe esercitare il nuovo collegio per poter combattere questo problema che sta diventando, direi, parecchio fastidioso? Sì, anche perché il problema sta sempre crescendo. Adesso ha preso Livigno perché magari è una stazione in questo momento un po' più grande in tutta Lombardia, ma penso che anche le stazioni limitrofe alle nostre, sempre in regione, presto subiranno questo danno. Cosa può fare il collegio? Il collegio, secondo me, sicuramente può vigilare questo tipo di abusivismo e soprattutto controllare queste persone. Quindi in pratica tu richiederesti un intervento più diretto, più locale, per poter essere tempestivi nel momento in cui si manifesta? Esatto, secondo me dipende un po', dovrebbe essere più celere il tutto, non che dalla conferenza di servizi a Roma poi arriva il collegio e poi si può richiedere, le autorità possono chiedere se questo maestro è in regola o no. Sarebbe molto più interessante creare un numero verde, un numero che può essere il collegio, in cui le forze dell'ordine possono prendere, chiamare e chiedere semplicemente: questo maestro ha i requisiti, sì o no? Perché altrimenti si andrebbe sempre per le lunghe. Bene, ti faccio un'altra domanda. Da molte parti si avverte la necessità di una rivalutazione della figura del maestro di sci. Qual è la tua idea in proposito? Il maestro di sci all'interno di una località sciistica invernale come la nostra è molto importante, secondo me. È la persona in cui il cliente, l'utente, ha più rapporto, perché sta assieme al maestro per un'ora, due ore, magari per tutta la settimana. Il maestro può raccontare, può far vedere la località al nostro turista. Quindi secondo me la figura del maestro di sci va presa in considerazione un po' di più della località, deve essere coinvolto in determinate scelte. Quali sono le critiche che ti senti di avanzare all'operato del collegio nella passata gestione e quali secondo te i correttivi che ti sentiresti di mettere in atto eventualmente eletto? Quando sono entrato anche nel direttivo dell'AMSI, mi viene sempre più il dubbio della trasparenza del collegio, soprattutto perché tante volte manca la trasparenza su quello che è stato fatto e su quello che c'è da fare. Quello che punto io, insieme al mio gruppo, soprattutto tutto il gruppo che stiamo creando in questo momento, è la trasparenza, quindi far vedere quello che vogliamo fare e cosa vogliamo fare per migliorare il collegio e la categoria dei maestri di sci. Ti sei candidato nel gruppo Professione Maestro. Ti chiedo perché, per quali motivi? Mi sono candidato lì perché, prima di tutto, la pensiamo tutti allo stesso modo. Siamo un gruppo giovane, di maestri giovani, e soprattutto siamo anche un gruppo di amici che vogliamo remare tutti dalla stessa parte e creiamo in certi valori che sono la trasparenza, il valore del maestro di sci nella nostra regione Lombardia e anche nazionale. Quindi è un gruppo coeso che ha gli stessi obiettivi e vogliamo raggiungere il più presto possibile. Per concludere, quali sono secondo te i motivi per cui i colleghi dovrebbero votarti, i tuoi punti di forza? Il mio punto di forza sta nella caperbietà, quindi raggiungere un obiettivo. Mi sono anche candidato al CONALS apposta perché voglio lottare questa forma di abusivismo. Io voglio avere che una persona che è qua, che insegna, abbia tutti i requisiti, tutte le possibilità di insegnare. Se questo è là non è un problema, però se non ha i requisiti per insegnare è giusto che si faccia da parte per non togliere lavoro anche alle persone che ci sono qua o del proprio paese. Il mio obiettivo come CONALS, come collegio regionale dei maestri di sci, è lottare contro l'abusivismo.
Quindi chiedo a tutti i nostri, ai miei maestri, soprattutto a tutti i maestri della Lombardia, di venire a votare, di votare il gruppo Professione Maestri, perché uniti possiamo fare qualcosa di grande e migliorare la situazione dei maestri di sci in questo momento.